testimonianza infinita del senso civico che anima questa comunità, ci carica di responsabilità e di orgoglio. Anche chi come sottoscritto nel nuovo impegno sociale, nel nuovo attaccare i parti, ecco, fa fatica questa sera a mascherare le emozioni. C'è una domanda di buona politica e lo testimonia anche la piazza di questa sera. Di buona politica che si nutre di coerenza, di passione, di realtà, di sobrietà, di senso delle istituzioni. Una buona politica che auspica un confronto civile serrato, ma sui contenuti, sul merito delle questioni, che non scende mai e non scende mai nella delegittimazione, negli insulti, nelle invettive, perché chi ricorda la delegittimazione testimonia di essere contro gli argomenti. E l'Alleanza per Policoro, la lista che ha contribuito ad animare, vuole intercettare, vuole rappresentare questa domanda di buona politica. Una lista civica che è stata il frutto di una scelta di focalizzare l'attenzione sui temi dirimenti che hanno un sapore squisitamente locale e amministrativo, ma che non ha nulla e non ha quale appartenenza, per chi come sottoscritto ne ha fatto un tratto distintivo del proprio impegno politico. Io sono e resto quello che sono sempre stato. La coerenza e l'affidabilità sono valori non negoziabili, ci tengo a sottolinearlo. Credo nelle idee che diventano azioni, credo nel ruolo dei corpi intermedi, quel strumento di partecipazione che è sancito anche dalla Costituzione, ed è proprio la partecipazione e la condivisione che un'amministrazione virtuosa deve ispirare alla propria azione, ponendo al centro i cittadini che devono essere soggetto a Dio. Io ritengo che attraverso questo è un cardine, quello della partecipazione. Bene, Policoro, e questa è una missione importante, deve rimettersi in marcia, deve farlo anche dopo lo stallo che è stato prodotto da una politica disattenta, da chi in 5 anni ha anteposto l'interesse delle comunità alle dispute stucchevoli sugli organigrammi e di fatto si è sottratto poi al giudizio degli elettori, perché quello che si è materializzato e che abbiamo davanti agli occhi è un centro-sinistra che di fatto scappa e non si sottopone al giudizio degli elettori. Enrico Bianco è il candidato più autorevole che oggi può rappresentare e può incarnare questa mission. La coalizione che lo sostiene, della quale fa parte anche la mia lista, ha nei mesi scorsi, attraverso un percorso di condivisione e di ascolto con le categorie, con le forze sociali, redatto un programma che incarna una visione chiara e ha una prospettiva, anche se vogliamo, politica, che è del centro-destra. E questa è sostanzialmente, incarna quella che è la visione di una Policoro, la Policoro del futuro che noi immaginiamo, una Policoro che ispiri la sua azione attraverso un'amministrazione innovativa, che ponga al centro la meritocrazia, ponga al centro le opportunità e lo sviluppo e la crescita, che sono le finalità importanti di un'amministrazione comunale. Abbiamo davanti sfide importanti, Policoro ha la necessità soprattutto di porsi e di confermare quello che è il suo ruolo di capitale del Metapontino, terzo comune della Basilicata, a cui la stessa regione Basilicata deve guardare come ad un esempio, una città inclusiva che guardi anche i più deboli, che non lascia indietro nessuno, una città che declini in maniera adeguata la propria vocazione turistica. In questo senso questo programma elettorale che non cede alle facili promesse, ma guarda in maniera con sobrietà e con pragmaticità quelli che sono i temi che possono in qualche modo caratterizzare, che vanno nella direzione di garantire sviluppo a questa comunità. Ecco, il turismo è certamente una delle priorità. Noi riteniamo che attraverso il piano d'ambito, che è uno strumento essenziale per consentire alla città di avere uno sviluppo armonico, attraverso anche quella che è la necessità che è un compito anche della politica, di fare la volontà per consentire anche a chi, a quei tanti operatori tra i quali anche il sottoscritto operano in maniera eroica per fare il turismo, per fare di Policoro una città accogliente, una città che sia nelle condizioni di vendere la propria immagine anche all'estero, ospitando i tanti turisti che ci scelgono, ecco, di poter fare in modo che si faccia strada l'idea dell'associazionismo, perché occorre ed è opportuno che si faccia tutto il sistema, in questo la politica deve avere un ruolo importante in questo senso. Io credo che sul turismo sia anche importante avviare un processo di interlocuzione forte con la regione Basilicata, che ci vedrà attivi sul tema del piano dei Rivi, che è un tema assolutamente importante, che abbiamo visto anche in questo
questi giorni riguardare la questione dei balneari, che in una città turistica è un ruolo importante. È fondamentale il piano del turismo, noi il piano del trasporto pubblico, abbiamo la necessità di collegare il mare al centro abitato, e questo è un piano del trasporto pubblico che ci mette nelle condizioni anche di garantire che la possibilità di poter, attraverso delle benzine, attraverso una vita fermata, la possibilità di poter fruire anche delle nostre, di quelle che sono le bellezze di cui noi ci freggiamo. Diciamo prima una città anche inclusiva, una città che guardi al commercio, una città che soprattutto guardi al futuro con la centralità che le appartiene e che le compete. Quello che vi chiediamo il 12 di giugno di votare Rico Bianco e la sua coalizione, perché garantirete a Policoro una prospettiva di stabilità con 5 anni di amministrazione assolutamente al riparo dai veti incrociati, dai personalismi, dalle stucchevoli dispute sugli organigrammi, quale l'amministrazione scende ha testimoniato. Occorre mettere al centro i cittadini. Siamo certi che votando noi e votando Rico Bianco, Policoro avrà davanti 5 anni di stabilità. Noi vi chiediamo di testimoniarci anche in questi giorni il vostro affetto, che continuate a testimoniarci. Stateci vicini, dateci forza, dateci coraggio e non fateci mancare il vostro supporto fino a domenica. Siamo certi che con voi insieme scriveremo pagine importanti per il futuro di Policoro, che è bellissima, lo sarà ancora di più. Viva Policoro, viva Alleanza per Policoro e viva Enrico Bianco. Grazie a voi. Buonasera Policoro, buonasera amici, buonasera conoscenti. Io voglio partire da questa parola, conoscenti, perché in questo periodo siamo tutti amici, parenti, compari, cugini. In realtà lo sapete il motivo, mi vengono a chiedere il voto. Io vi dico una cosa, mettete da parte tutte queste parole, prendete il nostro programma elettorale, guardate negli occhi il nostro sindaco e guardate tutte le nostre liste, tutte e quattro. Io non chiedo un voto per me, io prima di iniziare a parlare di altro chiedo un voto per la nostra coalizione intera, perché noi siamo tutta una squadra, non siamo i conoscenti che vengono al momento del bisogno. Noi viviamo Policoro, viviamo non solo la piazza, ma la viviamo tutta, dal mare all'ultimo perimetro, all'ultimo metro della città. Quindi ci conosciamo. E a qualcuno, visto che ci conosciamo, vi voglio dire, non venite su questo palco a raccontare barzellette. Le barzellette fatele dire chi vanno a partire. Solo barzellette, perché vengono nelle vostre case a raccontarvi di tutto. Ormai siamo arrivati cioè alle cose più assurde. Una volta si passava da destra a sinistra, ma adesso nell'altra coalizione, cioè addirittura chi è di destra e di sinistra allo stesso tempo si presenta. Se è di sinistra la famiglia gli dice, sa, a me mi garantisce il presidente della provincia, io sono un responsabile, sono un assessore, un delegato della provincia, in questo momento quindi vi chiedo il supporto. Se andate da casa di destra, io sono di Forza Italia, io sono di destra, però il simbolo l'ha fatto sparire. Il simbolo l'ha fatto sparire, questa è la realtà. Perché dovete capire una cosa, noi è vero, 10 anni fa, non oggi, né ieri, 10 anni fa, forse pure qualcosa in più. Come dicono loro, in un bar, in piazza, ci siamo uniti tutti quanti, abbiamo puntato sul Rico Bianco, abbiamo puntato grazie anche al nostro amico Rocco Leone, che non ha esitato un attimo. Se vi ricordate tutti, io sono stato attaccato in quel giorno lì, quando fui, grazie a voi, il primo eletto, dovevo fare il vice sindaco. Beh, io ho indicato Enrico, ma non l'ho indicato solamente io. L'ha voluto Rocco Leone, l'ha voluto questa squadra, non l'ha voluto Pino Ferrari. Quindi insieme abbiamo messo insieme, e se oggi Enrico è qui è perché la nostra fiducia nei suoi confronti va al di là di tutto, va al di là di ogni cosa. Noi ci fidiamo ciecamente di voi, e quello che vi chiediamo è di fidarvi nello stesso modo in cui ci fidiamo noi. Allora, perché vi voglio dire questo? Perché noi 10 anni fa abbiamo puntato, ma già da prima, in un progetto civico di centrodestra. Oggi ci siamo rivolti anche a partiti, perché tra di voi non nascondiamo, per noi è un onore avere anche rappresentanti di alcuni partiti. L'unico partito che non abbiamo chiamato, e perché molti ce lo chiedono, è Forza Italia, perché Forza Italia in provincia di Matera è sinistra. Forza Italia a Policoro ha eletto il presidente del Consiglio di Mascia. Forza Italia in provincia di Matera è un delegato, è un assessore di sinistra. E allora noi abbiamo detto
nazionale di Forza Italia che si colloca a centro. Noi abbiamo detto alle persone, noi diciamo e invitiamo i responsabili di partito a svegliarsi, a prendere serie decisioni verso queste persone, perché raccontano le storie delle persone dicendo che sono di destra e nello stesso periodo che sono di sinistra. Per noi abbiamo detto no, perché non possono stare. La regola, una delle regole fondamentali in questo gruppo è la lealtà. Chi non sta con noi non è perché non sta o perché. Chi non sta con noi vuole, hanno, ti posso assicurare che ce l'hanno detto tutti i colori per venirsi, per salire su questo palco. Abbiamo preferito non fare accordi con queste persone, perché sono persone che non sono leali con noi, ma se non sono leali con il nostro candidato sindaco, non sono leali con la città, sono persone che fanno solo per i loro interessi, sono persone che hanno tutelato la loro poltrona in provincia e altrove. Solitamente i programmi elettorali vengono fatti e scritti, molti ci dicono tanto se è carta straccia. Noi il nostro programma è molto semplice, perché intendiamo rispettarlo dal primo punto all'ultimo punto. Io ve ne cito due, tre, ma perché sono punti a cui questa squadra ha lavorato da oltre 5 anni, cose che sono fattibilissime, cose che si possono fare l'indomani mattina che Enrico sarà sindaco. Noi avevamo già messo in cantiere queste cose che vi dico adesso. Uno è dare dignità a quelle persone che abitano alle case popolari che da 40 anni aspettano un riscatto. Queste persone che saranno sedute in consiglio comunale si prenderanno la responsabilità con l'ADER di risolvere quel problema, cosa che è stato sottolineato, perché siccome era stata già avviata la pratica 5 anni fa con noi, questi 5 anni la Tula Rasa non se ne è proprio parlato. Noi con Enrico sindaco e con questi miei amici, con i vostri amici che stanno qui, si prenderanno la responsabilità di risolvere quel problema dei casi popolari, tutti quei negozi che stanno in via Puglia, che stanno in via Siris. Un altro atto che faremo molto importante, perché per noi è importante, qualcuno ha proposto egregiamente, dico io, dei progetti sullo zuccherificio, ma ahimè, come tutti sapete oramai, quei progetti fatti da privati rimangono carta straccia, se non viene approvato immediatamente il regolamento urbanistico. Quindi, come ha detto Enrico, sarà uno degli atti fondamentali che sarà approvato nel più breve tempo possibile per una serie di situazioni e per dare dignità non solo a quell'area, ma per dare dignità a tutta la parte interessata. A quell'area, con Enrico abbiamo pensato, con la squadra, abbiamo pensato a qualcosa di più. Uno, vanno alla stazione e dicono dobbiamo ripulire la stazione. Non sanno neanche che la stazione piazzale non è del comune, quindi noi abbiamo scritto qualcosa in più. Acquisiremo la stazione, acquisiremo il piazzale e lo renderemo idoneo, perché adesso non è dignitoso proprio. E nella maniera più è qualcosa proprio di orrendo. Due, in quella zona, qualcuno dirà adesso come farete? Ve lo posso già preannunciare. Nell'area dell'ex zuccherificio, il comune di Poligoro è titolare e proprietario di 2 ettari 68. Di quei 2 ettari 68 faremo una strada di collocamento da via Lido a via San Giusto per una questione di sicurezza, perché se succede un qualcosa in quel tratto là non si può andare da nessuna parte. Poligoro ha già vissuto i sottopassaggi allegati, ha vissuto quel periodo, quell'alluvione, quindi intendiamo collegare quella parte lì a via San Giusto. Cosa devo dirvi? Come vi ho detto all'inizio, io non chiedo il voto per me, non lo chiedo per la lista di impegno comune che io rappresento in questo momento, io chiedo il voto per Enrico Bianco e chiedo il voto per la coalizione, perché domani mattina siete voi i responsabili, non noi che amministreremo. Siete voi che decidete chi si dovrà sedere in quella sedia. È inutile raccontare barzellette e dire non li ho votati, non li abbiamo votati. È la città che è responsabile. Quindi siete voi che dovete scegliere. Enrico Bianco, che qui è l'unica e vera garanzia per questa città. Grazie.
Buonasera a tutti. C'è sempre una grande emozione stare in Piazza Eraclea. Innanzitutto vi rassicuro tutti che siamo vivi e stiamo bene. E alla chiamata di Enrico Bianco siamo stati tutti presenti. Oltre a me, tutti gli altri 30. Lippo, Pinca, Sanase, Scaccia, Padula. E sul palco vedo di tutti. Vedo il mio amico Carlo Stigliano. Noi rappresentiamo la generazione che più di tutte ha pagato il prezzo delle scelte del passato. E Enrico Bianco, candidato sindaco, è l'unico a rappresentare questa generazione. La generazione del precariato, la generazione del nulla per scontato. Noi rischiamo seriamente che un'altra generazione di policoresi andrà via se questa città non avrà un'amministrazione che dal primo giorno correrà, perché se Policoro oggi non ha posti letto, e certo non è colpa nostra, noi l'abbiamo ereditato da chi doveva fare le scelte 15-20 anni fa. Ci toccherà farle a noi per i nostri figli e non so se faremo in tempo. Caro Enrico, bisognerà correre, perché rischiamo seriamente di arrivare in ritardo con i sogni, le aspettative, i bisogni dei nostri figli, e non so se ce lo perdoneranno. Dobbiamo correre, basta noi che lo abbiamo pagato questo prezzo. Non possiamo tramandarlo come ha fatto qualcun altro ai figli. Un buon padre di famiglia lascia un'eredità a un figlio, non un debito. Noi porteremo avanti quelle battaglie e quei temi che ci hanno visti protagonisti in quegli anni. Voglio fare solo un accenno sulla questione della spazzatura. L'ultimo regolamento di igiene urbana prima del nostro risale al 1997. E cosa è stato fatto? Per 15 anni fino al 2012-2013 che siamo arrivati lì. Cosa è stato fatto? Abbiamo trovato le buste appese. Vi ricordate quella notte? Passò il camion e si prese tutti i bidoni. Abbiamo portato la dignità in questa città con la raccolta differenziata. Noi abbiamo portato la dignità. E oggi l'obiettivo è ritornare non al 70% di differenziato, ma raggiungere almeno l'80% per arrivare alla tariffa puntuale. Questa è l'eredità che ci era stata lasciata. Ma l'eredità non è solo quella. Perché poi i temi qui nessuno li affronta. Nessuno. Ma qualcuno ci può dire cosa vogliamo fare nel centro della nostra città? Se ti vuoi intervista di un candidato sindaco, dobbiamo buttare tutto a terra, no, tu lo butti a terra proprio niente. La memoria della storia recente di questa comunità va salvaguardata. La zona più vecchia, perimetrale, va salvaguardata. Bene il teatro, tutto lo vogliamo, i locali dove farla nascere la cultura. Dove le mandiamo le associazioni culturali? Ce le abbiamo già. Perché il loro obiettivo è continuare nella speculazione edilizia a tutti i costi. A tutti i costi. Questo abbiamo ereditato. Io vi cito solo l'inizio della speculazione edilizia che c'è stata a Policoro. Vi ricordate che via Agrigento doveva essere una strada doppia corsia? Per anni hanno lasciato i lampioni, stavano così, come gli Uppidù con un braccio rotto. Come gli Uppidù con un braccio rotto. E poi non si capisce cosa è stato fatto a mano. E le Casapendi portano soldi ancora prima di costruirle. Gli alberghi ci vogliono 30 anni per ammortizzare. Ma se chi fa politica non ha la lungimiranza di pensare ai figli, non fa politica. Vuol dire che si antepongono altri interessi a quelli generali. Hanno nominato le strutture sportive senza darci una soluzione. Noi abbiamo ereditato il Palo Olimpia senza una strada di accesso e senza un parcheggio. E qualcuno se ne vanta pure. La prima cosa va messa in sicurezza quella struttura. Il campo sportivo. E noi magari non siamo riusciti in un'epoca di crisi economica che non si ricordava da quella del 29 a metterla a posto. E ma non è che l'abbiamo distrutto noi. Quello abbiamo ereditato. E l'impegno è quello di sistemare immediatamente il terreno di gioco e oggi è fattibile. Perché abbiamo la capacità di investire
qualche decina di migliaia di euro finalmente, per avere e quindi dare subito sfogo ai ragazzini e alla squadra maggiore di calcio. Ma soprattutto la nostra idea è quella, visto che ormai già non c'è più sulle carte quel campo sportivo, con l'approvazione del piano là, del contratto di quartiere, di recuperare quell'area dietro il comune, perché quell'area va messa in sicurezza. Quella è la zona più bella di Policoro, con le strade larghe, con gli ampi spazi verdi dedicati ai bambini, agli anziani, con le strutture sportive. Di lì passa il futuro della città. Ma qualcuno mi sa che ci ha messo addosso gli occhi per farci qualche palazzo. Noi non glielo permetteremo. Noi non glielo permetteremo. Io vi chiedo scusa se ogni tanto mi faccio prendere, ma come dice il mio amico e il nostro amico Rocco Leone, la mia, la nostra non è rabbia, ma è passione. È quella passione sana, sincera, autentica per quello che facciamo e per la nostra città. Io tutte le mattine voglio ritagliare uno spazio pubblico da dedicare alla mia famiglia. Io tutte le mattine, quando vedo mio figlio che va a scuola, mi sveglio con un animo contrastato. Non so se dire speriamo che va bene a scuola, speriamo che va male. Quello di porto qualche 10 avrà preso di mia moglie, non lo so. Questi ragazzi, se non ci muoviamo, è un'altra generazione che perderemo. E quindi rinnovo l'invito a Enrico Bianco, rinnovo l'invito alla città, i fedeli nel Enrico Bianco sindaco e questa squadra, l'unica squadra in condizioni di poter lavorare dal primo giorno, con le idee chiare, senza accordi, senza contrattare con nessuno, ma spediti. Allora mi chiedervi fiducia, e dico fiducia volutamente, perché statevi attenti a chi vi chiede consenso, a chi vi dice che ha consenso. Il consenso si porta dietro tutte le insidie di come viene costruito. La fiducia ci carica di un peso enorme, della responsabilità di non tradirla per la nostra città e per la nostra gente. Noi non siamo quelli che Ercole con Leone ce l'hanno alle spalle. Noi Ercole con Leone ce l'abbiamo sempre di fronte come punto di riferimento, come guida, come stella polare. E se questa amministrazione, questo gruppo avrà la fiducia del popolo, con la stessa forza, la stessa tenacia, lo stesso coraggio, difenderemo e proteggeremo questa città e la accompagneremo lungo il suo cammino naturale di crescita. In bocca al lupo a Policoro, in bocca al lupo a tutti i policoresi e in bocca al lupo al mio amico Enrico Bianco. Grazie. Buonasera Policoro, buonasera amici e amiche di Policoro. È sempre un onore parlare qui in piazza Eraclea. Stasera abbiamo ancora di più perché ci possiamo guardare negli occhi. E non tutti lo possono fare questo esercizio, per questo è un esercizio di forza, è un esercizio di verità. E noi siamo saliti su questo palco per raccontare la verità. Siamo saliti su questo palco per non prendere in giro la nostra città, la nostra gente. E allora, fino adesso hanno parlato del passato, ma ci hanno raccontato qualcosa di cosa vogliono fare per il futuro di questa comunità? Nulla. Il giornalino comunale, io ricordo, la rottamazione, cose che non si possono fare perché si fa prendere in giro le persone, e dopodiché il viaggio per gli anziani, tutto qui. Il programma elettorale, o meglio la lista della spesa dell'altra coalizione, è tutta qui. Vengono sul palco e utilizzano il loro tempo per offenderci a noi, e noi rispondiamo con l'educazione, con la gentilezza, con il sorriso. Queste sono le nostre armi. Queste sono le nostre armi. Ci dicono che non abbiamo cazzimma. Vi leggo che cos'è la cazzimma.
atteggiamento o comportamento improntato a furbizia, opportunistica e cinica, teso a ottenere il proprio esclusivo tornaconto. E continua il vocabolario Treccani, con io e Massimiliano Scarcia, senza preoccuparsi del fatto di poter in tal modo muovere ad altri. Sinonimi, cattiveria, perfida, malvagità, ipotipata. Allora noi la calzimma non l'abbiamo, perché me lo preoccupate fosse una cosa buona. Me lo preoccupate, non l'abbiamo. Noi cerchiamo quelle altre cose che ho appena nominato. Abbiamo la faccia e abbiamo qualcosa di più che la credibilità. Noi sediamo su questo palco, vi guardiamo negli occhi e diciamo che quando abbiamo governato abbiamo fatto tutto il possibile per questa comunità. Tutto! Abbiamo sempre detto la verità, anche quando la verità era amara. Non abbiamo mai derogato le bugie dolci, mai! E poi, l'offesa delle offese. I padri, i figli, quando i padri sbagliano, quando i figli sbagliano, loro ricordano i padri. È un'offesa a noi e a tutta una generazione. Un vero padre, mio padre, mi avrebbe messo la mano sulla spalla e avrebbe detto di che cos'è il bisogno. Non sposami che ci penso io. Questo fa un padre, questo fa un genitore. E allora, visto che i padri hanno la memoria corta, noi te lo ricordiamo i padri, cosa è successo nel 2012, quando siamo arrivati noi ad amministrare, nella più grande crisi economica e finanziaria del nostro paese e internazionale. Se ne sono scappati di casa innanzitutto, perché le decisioni è difficile prenderle, soprattutto sulla testa della gente. E noi abbiamo approvato in 5 anni 6 bilanci di previsione, 6, ma mica solo questo. Ci siamo portati le virgole, vi devo raccontare, le virgole, 996.072,27 centesimi, perché pure i 27 centesimi sono soldi che hanno sottratto ai nostri figli, perché quei soldi potevano essere utilizzati per fare altro. E visto che qua bisogna parlare con le carte, e io sono abituato a parlare con le carte, e mi riferisco a qualche gentile avversario, che poi tanto gentile non è. Ok? Però io guardo con gli occhi e se fossero qua dico, mi sfido a dire il contrario, salite su questo palco tra qualche minuto e dite che ho detto una bugia. Poco fa, prima di salire sul palco, l'ho pubblicato su internet, su Facebook, su Instagram. E che cosa ho pubblicato? Un mio pensiero, no? L'organo di revisione del comune di Policoro certifica la cifra che vi ho detto. 996.072,27. E ancora, non abbiamo fatto alcun mutuo in 5 anni? Perché? Perché qua dobbiamo cominciare a smettere, perché una cosa sono le opinioni, e le opinioni che sono tutte legittime, tutte anche rispettabili in alcuni casi, ma i fatti sono altri. E noi ragioniamo con i fatti, non con le opinioni. Non si tratta della pelle delle persone, parliamo di fatti. Abbiamo trovato un patto di stabilità sforato di 1,8 milioni di euro. Venissero a dire qui tra un po' che non è vero. Di che cosa significa? Abbiamo trovato il freno a mano per la spesa pubblica, questo significa. Non abbiamo potuto spendere, questo significa. Sì. Vado veloce, perché è giusto lasciare spazio al nostro candidato sindaco. Dico soltanto che sono d'accordo con loro su due cose. Il fatto che sono un'aggregazione, però ci devono spiegare con quale massimo stanno insieme. Noi siamo un corpo unico, io mi potevo candidare con l'impegno comune, con l'alleanza per Policoro e viceversa, ognuno di voi. Siamo un corpo unico. Siamo la risposta a questa comunità. E chiudo dicendo a quei ragazzi che sono venuti su questo palco, avete cattivi esempi,
non si fa la politica con la rabbia, non si fa la politica dell'aggressione, non funziona più, esiste la politica che dà le risposte. Esiste la politica delle risposte e le dà guardando in faccia le persone. Tra qualche minuto verranno i nostri gentili avversari e gli lascio una domanda, perché dobbiamo avere un po' di memoria. Quell'abbraccio mortale con il dottor Marcia, fatto da una delle liste che sta con loro, ce la venisse a spiegare cosa significava. Venissero, vi sfido, venite sul palco e dite la verità. Buonasera. Buonasera, buonasera, come sempre, grazie. Nonostante l'orario, guardate, non è una scelta fare un comizio alle 8, è frutto di un sorteggio, per due domeniche di fila c'è cambiato questo, di aprire il comizio. Aprire il comizio dà la possibilità agli avversari di rispondere anche nell'immediatezza delle cose che si sono dette. Quindi c'è anche un piccolo vantaggio per chi parla dopo. Domenica scorsa è stato usato molto male quel vantaggio. È bastato ricordare a questa comunità i limiti dell'amministrazione degli anni 2000 di San Targata, di San Salvo Patriello. È bastato dimostrare il mancato sviluppo che viene da quegli anni, le opere che non sono state consegnate a questa città, di come quell'amministrazione avesse usufruito di un grande vantaggio della programmazione recente e di come non abbia lasciato nulla dopo, per scatenare una reazione, mi dispiace dirlo, io sono gentile, però sono gentile fino a un certo punto, ha scatenato una reazione scomposta del candidato sindaco avversario, che è andato anche sul piano personale, ha parlato di carattere, ha parlato di Kazim, ha parlato di attributi. E se ci vogliamo confrontare su questo, ci possiamo confrontare anche su questo. Io non sono mai stato sindaco di questa comunità, non so che accadrà fra una settimana, fra 20 giorni, però so come ha fatto il sindaco questo signore. E non ho mai visto il carattere in quei 10 anni, non ho mai visto il carattere che chiede e di cui parla oggi. Non l'ho visto quando si occupava della rappresentanza ed esclusivamente della rappresentanza, quando giocava a fare ministro degli esteri in Olanda sperduta della Romania. Non ho visto il carattere. C'erano altre persone che decidevano le sorti di questa città, c'erano altri gruppi che decidevano le sorti della città. Lui non ha mai toccato palla su queste questioni e l'ho spaccato, l'abbiamo avuto giovedì sera con il comizio di Antonio Di Sanzio. È stata un'operazione verità di chi è il titolare di questa operazione politica a distanza di 20 anni. Non ho visto il carattere l'altra sera in un candidato sindaco che si è limitato a riempire l'acqua per comizio di Antonio Di Sanzio, che non l'hanno fatto nemmeno salutare questa piazza, era stato annunciato il suo comizio, non gli hanno dato nemmeno la parola, a dimostrazione di un rapporto di forza, a dimostrazione della riproposizione dopo 20 anni dello stesso schema di gioco. Hanno fatto un accordo, si sono innamorati dopo tanti anni, che tra l'altro non sono andati d'accordo, si sono detti tra di loro le peggio cose. Dopo tanti anni si sono rinnamorati uno dell'altro, dovrebbero spiegare a questa città su che cosa hanno fatto pace, su che cosa è venuto l'accordo, su che cosa sono state fatte le trattative. Dovrebbero spiegarlo anche ai loro alleati, molti dei quali anche in questa circostanza non hanno toccato palla, non sanno nemmeno perché stanno in quella coalizione, se non per l'idea di vincere, poi vediamo. Ma non sono loro i protagonisti della proposta politica, che abbiamo già conosciuto 20 anni fa, che questa città ha già giudicato e ha già bocciato 20 anni fa.
si ripropone il nuovo, ci dobbiamo sentir dire. Io vi aspettavo perlomeno tanto realizzanza, tu li conosco, una capacità anche affabulatoria. Mi aspettavo che perlomeno lui prendesse posizione sulle questioni di merito, sulle questioni importanti della città, gli interrogativi che avevamo lasciati aperti. Ha fatto mezz'ora, ha dedicato il comizio mezz'ora a parlare male di Rocco Leone. C'è una piccola differenza tra lui e Rocco Leone. Rocco Leone non si spaventa di metterci la faccia. Rocco Leone si candida, si fa giudicare dai cittadini. Non si sottrae al giudizio, non si è mai sottratto al giudizio dei cittadini. Ti dovevi candidare se volevi mettere alla prova il giudizio di questa città. Ti dovevi candidare e farti giudicare. Ma purtroppo per te negli ultimi anni la città ti ha bocciato, non ti ha fatto diventare nemmeno consigliere comunale 10 anni fa e 3 anni fa ti ha consegnato 150 voti alle regionali. E oggi ci viene a raccontare la storia di quest'uomo in pensione che sta in giardini con il cane e che si riannamora della politica, della passione per la politica, mentre sta ai giardinetti. Io so che la passione degli ultimi anni, la passione degli ultimi tempi è quella del golf. Lascia stare la politica. Per 30 anni hai avuto la possibilità di fare per questa città, per 30 anni. E oggi approfitti di questa situazione, generando con una proposta di confusione, cercando di tornare al comune, approfittando anche di Nicolò Patriello. È una vittima di questa storia. Dovevate avere il coraggio di fare una vostra proposta, non di presentare a questa città una Macedonia che non ha un nome e un cognome, se non quello tuo, che è lo stesso di 30 anni fa, e la conosciamo la storia, per come è andata. Io ho dedicato anche troppo tempo a queste cose, avrei preferito e l'invito che continuo a fare di confrontarci sulle questioni della città. Non ci possiamo confrontare sulle questioni importanti, ho capito. Non c'è nessuna intenzione di trattarle, la questione del canale 7, la questione del piano d'anno. Ci dobbiamo confrontare sul giornalino, come diceva sul granchio blu, poi è uscita un'altra grande proposta del granchio blu. Abbiamo messo nel nostro programma tante cose per questa città. Abbiamo immaginato innanzitutto di dare dignità a una materia che è sempre stata sottovalutata, lo sport. Dopo 5 anni, dopo 3 anni di pandemia, abbiamo definito lo sport come investimento sociale. Quello che faremo, quello che abbiamo promesso nel programma è di recuperare, come diceva Pino prima, il campo sportivo nell'immediatezza, nell'urgenza, di consentire ai nostri ragazzi di giocarci, di fare lo stadio comunale, come ha detto Pino prima, con i rapporti che abbiamo con il credito sportivo, con altri fiori di finanziamento. Immaginiamo un piano di concessione ai privati che possa dare alla città, nei tanti spazi verdi che ha, nei tanti spazi ampi che ha, dare la possibilità di investire a tanti giovani, di investire sulla realizzazione di strutture sportive, dando a loro anche il compito magari di tenere la manutenzione di queste aree per sgravare il comune. Abbiamo la necessità di rivedere le tariffe degli impianti sportivi, perché in questo momento lo sport deve essere considerato davvero come un investimento sulla salute, sul benessere fisico, sul benessere mentale dei nostri ragazzi, ma anche degli adulti. Quindi lo sport avrà e c'ha nel nostro programma, ha nel nostro programma una rilevanza importante anche rispetto al passato. Abbiamo immaginato una città moderna, una nuova idea di viabilità, una nuova idea di verde. Abbiamo in verità già previsto nel regolamento urbanistico l'importanza della programmazione, lo dicevo una volta sera, l'importanza della programmazione, aver previsto il corridoio ecologico che collega il museo al mare passando dal centro della città e che va a intersecare un'altra opera importante, questa di previsione della regione Basilicata, la pista ciclopedonali che collegheranno Vasili
a metà pompo. Abbiamo previsto nel regolamento urbanistico, nell'area sud della città, quella ancora non edificata, abbiamo previsto l'obbligo per i comparti di realizzare le piste ciclabili. Tutti i nuovi comparti hanno l'obbligo lottizzante di creare un sistema di piste ciclabili collegato l'uno all'altro. Abbiamo previsto, immaginato di collegare il quartiere Porcilotti a via Brennero attraverso quella condotta dismessa del consorzio di bonifica che attraversa l'entrata sud di Policore, un intervento che si può fare anche con pochi soldi. Una nuova idea di vivibilità della città, una nuova idea di un nuovo modo di vivere il verde di questa città. Abbiamo le idee sulle scuole, sappiamo il problema degli spazi scolastici, non perderemo occasione come accaduto in questi 5 anni per ampliare i nostri spazi scolastici, perché è stato un grande peccato fatto alla città litigare e perdere le occasioni. Questo è accaduto in questi anni. E stiamo parlando dei nostri ragazzi. Abbiamo previsto di istituire un ufficio scuola all'interno della casa comunale, all'interno dell'ufficio tecnico, perché bisogna individuare una responsabilità anche tecnica che possa interloquire con le scuole, che possa essere un punto di riferimento per le esigenze quotidiane delle scuole, per la manutenzione delle scuole, per la manutenzione delle nostre palestre, perché deve essere chiaro la disponibilità del comune sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista del supporto pratico nei confronti delle scuole che devono recuperare con l'amministrazione tra di loro un clima di serenità, perché non è possibile litigare sui bambini, non ci sono bambini di serie A o bambini di serie B, e dobbiamo ricostituire questo clima. Guardate, ma l'ho detto più volte, abbiamo le idee chiare sulla necessità di approvare il piano d'ambito che è il nostro sviluppo turistico, e la nostra proposta è già là, non è che ci dobbiamo inventare qualcosa, sull'idea equilibrata di sviluppo turistico anche dal punto di vista ambientale della nostra città. Abbiamo chiare le idee sulla necessità di raddoppiare la zona artigianale, abbiamo chiare le idee di recuperare attraverso l'approvazione di alcuni atti, attraverso la programmazione di recuperare la possibilità di sviluppo, perché guardate, lo sviluppo, gli investimenti in questa città non è che caleranno dal cielo, se noi non affrontiamo queste questioni, se noi non sappiamo il giorno dopo che dobbiamo piegarci a lavorare, approvando questi strumenti, non arriverà dal cielo. Ho assistito con imbarazzo un mese fa ad un atteggiamento offensivo nei confronti della città. L'imprenditore che viene con l'elicottero, che viene qua, c'è stato 10 anni fa, in un'altra campagna elettorale, lo stesso candidato sindaco, era candidato alle regionali, arriva questo imprenditore e dice che avrebbe investito milioni di euro. La campagna elettorale l'ha persa, facendo una brutta figura peraltro. Sono passati 10 anni. Un imprenditore che deve investire non viene a fare le campagne elettorali. Un imprenditore che deve investire, in questo caso sarebbe Marinari l'investimento, e c'è una procedura fallimentare, deve andare in tribunale, deve andare a seguire la procedura fallimentare, non devi venire qua a fare una campagna elettorale dopo 10 anni che avevi promesso già 10 anni fa di fare l'investimento, e andare là, mettere i soldi e rilevarlo. Tutti ci auguriamo che sia questo imprenditore o altri, tutti ci auguriamo che si riprenda quell'investimento, ma non è creando queste illusioni che si risolve il problema, giocando sui disagi della gente, come accadeva per i colonizzatori che arrivavano nei paesi sottosviluppati, facevano vedere 2 collanine e la gente rimaneva impressionata. Questo è trattare Policoro come paese del terzo mondo. Io lo dico anche a quelli che sono tanti, che per ragione di bisogno si fanno illudere, ma si creerà lavoro. Non si crea così, non cade dall'alto il lavoro. Non dobbiamo stare appesi all'illusione di un elicottero che arriva qua per scioccare i cittadini di Policoro. Io non me la prendo con l'imprenditore, me la prendo che lo fa venire qua, che ha un giudizio pessimo dei cittadini di questa città. Se pensa
che i cittadini di questa città si possono far incantare da cose che hanno ascoltato già 10 anni fa e non si sono realizzate. Quindi la strada è solo una: recuperare il lavoro, l'impegno a favore di questa comunità, come abbiamo fatto in quei 5 anni difficili, difficili, peggiori dal punto di vista economico, dal dopoguerra. Non avevamo soldi, non avevamo risorse, non potevamo spendere, non potevamo assumere persone e ci siamo inventati con la forza delle idee anche la pianificazione del lungomare. A costo zero abbiamo restituito servizi al lungomare di Policoro. Abbiamo approvato il regolamento urbanistico, preparato il piano d'ambito, ci siamo piegati a programmare per questa città, alcune cose ce le troviamo, perché molte di queste cose si realizzano con il tempo. Quindi vi chiedo di starci vicino, vi chiedo di avere fiducia in noi. Io non conosco tutti, non conosco, però le persone che conosco possono testimoniare che sono una persona alla quale si può dare fiducia sul piano personale, nella vita privata. È chiaro che è un comportamento che per nessuna ragione può cambiare anche nell'impegno politico, nella responsabilità amministrativa. Vi chiedo di starmi vicino, di starci vicino, di darci la vostra fiducia, non ve ne pentirete, il Policoro sarà bellissimo.